Mister, buon pomeriggio, caro Porcinetti, Corriere dell'Umbria. Sintetizzando, un tempo per parte è corretto? Grazie. Per me è un risultato estremamente positivo. Abbiamo fatto un primo tempo dove rimane il rammarico per averlo chiuso con un solo gol di differenza. Sotto il profilo del gioco, dell'idea, di tutto, abbiamo fatto una prestazione importante. Il gol dopo un minuto e 40 su un errore nostro, non c'è altre cose, su una palla in uscita calciata male, ci ha complicato la gestione del secondo tempo. Alla fine è un risultato positivo che accettiamo, prenderemo sicuramente quello che di buono è stato fatto e cercheremo di lavorare per migliorare cose, ma la prestazione oggi è stata positiva, straordinaria. Primo tempo, e sull'1-1 nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione clamorosa che poteva anche cambiare nuovamente la partita. Comunque per me è un punto importante. Per utilizzare l'occasione a cui si riferisce, sull'1-1 Segre sul cross all'indietro ha avuto una palla importante. L'abbiamo rivisto, ci sta, e purtroppo in queste partite abbiamo avuto, quando hai delle occasioni importanti, se le concretizzi poi alla fine fanno la differenza, ma non è da creare, da dare un problema al calciatore che l'ha sbagliato, si parla di occasioni. Sicuramente da quel punto di vista lì qualche cosa abbiamo lasciato nella partita oggi. Rigore, qualche, l'abbiamo lasciato, e questo è il rammarico più grosso. Mister, buonasera, Antonino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia. Mi riferisco proprio al rigore, che poteva sicuramente dare una svolta diversa alla partita, sicuramente, perché aveva detto lei giustamente, sono derby che possono essere decisi con degli episodi, con un episodio. L'episodio c'era stato, purtroppo De Luca ha sbagliato il calcio di rigore, e il Perugia ha avuto la forza di non abbattersi psicologicamente, anzi, ma di reagire e fare il gol, subito gol. Quindi questa è anche, diciamo, una cosa dove lei ci ha lavorato molto con i ragazzi, questo dal punto di vista psicologico, perché sbagliare un calcio di rigore sullo 0-0 chiaramente avrebbe avuto davvero un effetto diverso anche sull'andamento della gara. Ma io credo che i calci di rigore, Manuel ha tirato tre rigori, ha fatto tre gol, è lui rigorista. Dall'altra parte c'è un portiere che io conosco benissimo, che i rigori sa parare, perché l'ho avuto e lo conosco molto bene. Si può tirare calcio, il rigore si può sbagliare, cioè lo sbaglia chi non si assume le responsabilità. Non ci faccio caso a questa mano e gli dico che il prossimo rigore lo tira lui, avanti, su questa strada. Per lui sicuramente un ragazzo giovane può averlo condizionato nell'arco della partita, e questo lo sappiamo, punto. Ma io l'ho lasciato in campo per tutti i 90 minuti perché voglio che lui migliori, cresca da questo punto di vista, e non è sicuramente un problema che mi porterò dietro. Un Perugia buono nel primo tempo, più che buono, nel secondo un po' meno, con le cause secondo Alvini? Il gol preso dopo un minuto e mezzo su un nostro sbaglio in uscita, una palla regalata a loro, da quel punto lì poi la partita si è complicata, perché la partita l'avevamo in gestione, non dovevamo commettere quell'errore lì, non c'è altri motivi. Poi loro hanno fatto due cambi, loro ti lasciavano quattro giocatori offensivi: Partipiglio, Falletti, Donnarumma e Pettinari, quattro giocatori, tu avevi la palla, loro rimanevano in quattro fermi là davanti. È logico, nella qualità, nell'uno contro uno può succedere che perdi dei duelli. Io lì a un certo punto ho rischiato, o la vinciamo o la perdiamo. Infatti abbiamo avuto anche noi un paio di occasioni, però loro avevano un gocciolino più di qualità, avevano più qualità. Poi alla fine
il punto lo prendo, è un punto positivo. Quindi il pareggio giusto? Secondo me sì, alla fine un pareggio giusto. Sì, con il rammarico più grosso che dovevamo chiudere il primo tempo con un gol di vantaggio in più. Mister Alessio Torsuoli da cperugia.com. Allora, si può dire che il Perugia ha disputato il più bel primo tempo in casa dall'inizio del campionato e forse il più brutto secondo tempo dall'inizio del campionato in casa? No, secondo più brutto no, non sono d'accordo. Abbiamo giocato, fatto più fatica al secondo tempo, ma per me è una prestazione importante della squadra, condizionata dagli episodi. Per me è una prestazione importante. Senta, un'altra domanda. Che prospettive si aprono dopo questo pareggio? Una vittoria naturalmente avrebbe lanciato enormemente, no, la classifica. Le prospettive sono quelle che oggi, alla 18ª giornata di campionato, abbiamo 27 punti. Siamo in una posizione importante, 4 punti sopra la Ternana, che come organico, a detta no di noi, l'Italia è una squadra importante nella qualità. Veniamo da 7-6 risultati utili consecutivi, prima ne avevamo fatti 8. Chiuderemo il girone d'andata domenica a Monza. Nelle squadre che sono nelle prime 7 posizioni, 8 posizioni, è l'unica che rimane da incontrare. Non abbiamo mai perso con nessuno. Abbiamo pareggiato a Pisa, vinto col Brescia, pareggiato a Lecce, pareggiato a Benevento, pareggiato a Frosinone. Siamo lassù. Abbiamo fatto oggi una grande partita contro una squadra che costa 4 volte il Perugia. Siamo forti, abbiamo un progetto, abbiamo idee, stiamo lavorando bene, siamo uniti. Mi dispiace non aver portato in fondo il risultato, ce lo meritava la squadra, ma siamo in un percorso importante e lo stiamo facendo. E aver visto oggi tutto questo calore intorno al Perugia è fantastico. Ci dispiace solo non aver regalato una gioia ai tifosi, se lo meritavano. Mister, due squadre diverse anche per il tipo di gioco, la Ternana sicuramente con più qualità e il Perugia però con più personalismo, con più aggressività. Questa pressione, infatti, come diceva Lucarelli, li ha messi un po' in difficoltà, questa pressione forte che fa il Perugia, ed effettivamente quando il Perugia gioca con quella convinzione, con quella cattiveria agonistica, con quella pressione anche da parte anche dei difensori che non difendono solo ma attaccano anche, mette in difficoltà anche le squadre di caratura come Ternana, Benevento, Lecce. Quindi possiamo dire che questa pressione, questa convinzione del Perugia è sicuramente un'arma in più attualmente a disposizione sua? È un'arma che possiamo ancora migliorare. L'abbiamo, è una nostra caratteristica di squadra. Loro oggi il primo tempo hanno giocato in maniera come non avevano mai giocato. E noi ci siamo adattati, secondo me, straordinariamente bene. E quindi già questo ti dimostra il rispetto che la Ternana viene da noi per giocare in un determinato modo. Io penso che questa squadra abbia determinate caratteristiche e le possa portare avanti, cercando di migliorarle ulteriormente. Salve mister, Cantarini per Calcio Grifo. Una domanda, non lo so se... il punto di vista, diciamo, ti chiedo il punto di vista, se ti saresti arrabbiato se non ti avessero dato un rigore come sicuramente quello. Ma l'arbitro mi ha detto che per lui non era rigore perché ha toccato prima la coscia e poi la mano. Il regolamento è chiarissimo, me l'ha detto a me, me lo dice Guida, ha detto io non ho problemi, non era rigore, l'ho visto benissimo e il regolamento, da quello che ha detto lui, non lo so, ma sicuramente mi sarei arrabbiato anch'io come hanno fatto loro, ma è logico, come fai a non arrabbiarti? Però io una cosa volevo dire, ringrazio oggi, poi prendo anche le altre domande, il sindaco del mio paese Alessio Spinelli, che era in tribuna insieme al sindaco di Perugia, e essere venuti a Fucecchio oggi a vedere questa partita mi gratifica e le ringrazio, c'erano tante persone e quindi è bello sapere questo per uno che viene da un paese come me. Ce n'era tanti oggi, penso che si siano divertiti. Mi dica. Daniele Tedeschini, sportperugia.it. Oggi volevo fare i complimenti per il primo tempo perché finalmente ho visto il Perugia che piace a me, il modo di giocare, aggressivo, propositivo, meritava, come ha detto lei, il doppio vantaggio. Il secondo tempo mi ha un po' deluso perché mi aspettavo meglio.
Lei ha fatto bene a rimarcare prima tutte le partite con le prime squadre che è il Perugia. E io ho fatto una statistica in settimana che oltre a questo c'è stato anche le partite vinte con le squadre, le ultime sei in classifica, 4 vittorie e 2 pareggi. Dove il Perugia trova difficoltà è contro le squadre, io l'ho chiamata la terra di mezzo, dove non abbiamo vinto praticamente con nessuna, quelle che sono fuori dalle due griglie. È un caso o c'è qualcosa in più? La faccio anch'io questa di Amina, spesso. Perché col mio staff mi confronto tutti i giorni. Concordo con lei, il primo tempo straordinario, il secondo meno, ma non dal punto di vista tattico, per la qualità che è andata in campo nella Ternana, per la qualità, per Partipiglio, Falletti, Donnarumma, Pettina, che ti mettano uno contro uno e poi perderlo qualche duello. Poi l'ho rischiata, perché a un certo punto, quando ho levato Burrai, ho rischiato di perderla, perché andavamo un'azione noi, un'azione loro, e lì loro hanno più qualità. E quindi facevo questo per far capire il secondo tempo. Per quanto riguarda quel discorso che riusciamo a non vincere partite con squadre, noi abbiamo perso con Ascoli, abbiamo perso con la Regina e abbiamo perso con il Como. Abbiamo perso con 3 squadre che oggi ci sono sotto in classifica, che viaggiano nella via di mezzo. Può essere un'analisi da fare, e io la farei nella qualità che dobbiamo mettere in più per determinare in certi momenti certe partite. Questo è importante. Certe partite con squadre di mezzo, dove ci sono degli episodi che devono essere, che vanno sul filo del rasoio, dell'equilibrio, un gocciolino più di qualità ti può servire, una giocata per vincere la partita. Oggi una giocata di Pettinari, una giocata di Partipiglio gli ha fatto la differenza. Questo al momento in noi può essere una lacuna che abbiamo e la dobbiamo ricercare attraverso il miglioramento che passa giornalmente. Anche il recupero di Mirko Carretta è fondamentale, perché ci può dare un pochino più di qualità là davanti in alcuni momenti della partita. Una cosa, oggi è stato bello essere qua e vedere questo clima. Ci sarebbe piaciuto regalare anche la vittoria, perché se lo merita il tifo, ma stiamo lavorando forte e siamo in viaggio. Grazie, buon Natale a tutti voi, grazie.